is calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh. Cari amici, come sempre vi do il mio più cordiale benvenuto alla 269esima puntata delle Gocce di Luce Metafonica. Addentriamoci subito dunque nella sesta lettura del libro La storia si sbaglia di Erich von Däniken, che sta diventando veramente sempre più appassionante man mano che ci avviciniamo a scoprire il mistero del manoscritto Voynich di cui Erich von Däniken ci parla. Il capitolo con cui inizio questa puntata si intitola La scoperta del libro di Enoch. La notizia del ritrovamento di un libro di Enoch raggiunse l'Europa nella prima metà del XVIII secolo. L'avventuriero scozzese James Bruce, che visse fra il 1730 e il 1794, esplorando l'Africa, non solo scoprì la fonte del Nilo Azzurro, ma riportò con sé a Londra anche un antico testo di Enoch. Il professor Richard Lawrence ne fece una prima traduzione in inglese, ma fu solo quando l'orientalista e teologo protestante tedesco August Dillmann, nato nel 1823 e morto nel 1894, tradusse i testi in lingua tedesca, che Enoch diventò oggetto di discussione scientifica. Da allora ai documenti originali si sono aggiunti più di 30 manoscritti provenienti dall'Etiopia. Dove aveva trovato quei testi James Bruce? Quando i padri della Chiesa modificarono o, per utilizzare il termine tecnico, canonizzarono la Bibbia nel IV secolo, avevano a disposizione molti più testi di quelli che ora appaiono nella Bibbia. Molti però erano incompleti, avevano dei buchi, oppure erano incomprensibili. Quei frammenti, tra cui il libro di Enoch, non vennero quindi inclusi nella Bibbia, ma non furono nemmeno gettati via. Vennero semplicemente messi da parte. Si tratta dei testi apocrifi e pseudoepigrafi del Vecchio Testamento. La Chiesa abissina, invece, aveva incorporato il libro di Enoch nel suo canone ed è per questo che James Bruce trovò il testo in Etiopia. In seguito apparve una variante slava dello stesso libro di Enoch, o Enoch slavo, oppure Apocalisse di Enoch, o ancora I segreti di Enoch. E comparazioni testuali in ambiente accademico rivelarono che le somiglianze degli aspetti fondamentali dei due libri potevano solo ricondurre ad un autore comune. È qui che cominciò la discussione teologica. Il libro di Enoch descrive cose impossibili, viaggi nei cieli, visite ad altri mondi, insegnamenti astronomici, conversazioni con angeli e un essere chiamato quello che sta più in alto, che nei nostri testi troviamo spesso tradotto come altissimo. Tribunali per angeli caduti e uomini. Che cosa significa dunque tutto ciò? I teologi e i filologi classici, uomini con grandissime conoscenze linguistiche, ma seguaci della loro teologia e psicologia religiosa, cercarono delle soluzioni a modo loro. Non poteva essere altrimenti. Le descrizioni di Enoch sono diventate parabole o similitudini, visioni, ispirazioni, sogni, invenzioni, storie. Oppure, questa è la più grossa, si dice che l'intero libro di Enoch sia frutto del lavoro di diversi sacerdoti ebraici e che si tratta di una semplice personificazione della razza ebraica. È vero, il libro di Enoch è stato ripetutamente rimaneggiato e modificato, come i testi originari del Nuovo Testamento. Per esempio, il termine figlio dell'uomo è chiaramente stato aggiunto più tardi da mani etiopi. Lo stesso vale per i termini il prescelto e il giusto. I teologi sostengono che questi termini si riferiscano alla razza ebraica. Il quadro diventò ancora più confuso quando nel V secolo emerse una versione ebraica del libro di Enoch, detto Apocalisse ebraica di Enoch, che permetteva di chiarire alcuni punti.
Non fu presa seriamente però, perché era basata, così fu detto, su una visione del rabbi Ishmael. Il libro di Enoch venne così incluso nell'elenco degli scritti gnostici. Oggi lo gnosticismo è considerato una sorta di filosofia esoterica, divisione del mondo o religione. Il termine greco gnosis significa conoscenza. Indipendentemente da dove il rabbi Ishmael abbia potuto ricavare le sue misteriose informazioni, non è possibile che le abbia semplicemente inventate, perché sono troppo complicate e dettagliate. Prima di passare alle versioni slave e greche del libro di Enoch, ecco alcune curiose informazioni riportate nel testo ebraico. Rabbi Ishmael afferma di essere asceso al cielo e di aver incontrato un angelo di nome Metatron che gli fece da guida. Questo Metatron poi si rivelò essere Enoch. A differenza delle altre versioni, nel libro ebraico Metatron Enoch non è in grado di ritornare sulla terra e dagli uomini, ma rimane vicino al trono di quello che sta più in alto, e solo il veggente Rabbi Ishmael può vederlo. Metatron Enoch dice al rabbi che il Signore lo chiama giovane. Spiega poi perché. Felice sei tu e felice il tuo progenitore, perché il tuo creatore di te si è compiaciuto, e poiché se paragonato a loro io sono piccolo e giovane in termini di giorni, mesi e anni, mi chiamano giovane. In che modo Metatron Enoch arrivò nei cieli? Quando il santo, che sia benedetto, volle portarmi su nel cielo, inviò per prima cosa Anafiel, il principe, e lui mi prelevò in mezzo a loro, davanti ai loro occhi, e mi portò in una grande gloria sopra un carro infuocato, trainato da cavalli infuocati. Quando il santo, che sia benedetto, mi portò via dalla generazione del diluvio, mi sollevò sulle ali del vento di Shekinah fino all'alto dei cieli e mi portò nei grandi palazzi dell'Arabot Rakia, dove si trova il glorioso trono di Shekinah. Scopriamo che il santo amava molto il giovane Metatron Enoch, lo amava ancora di più di tutti i suoi servi, quindi scrisse lettere con una punta di fuoco e rivelò a Metatron Enoch non solo come ebbero origine il cielo e la terra, ma anche i mari e i fiumi, le montagne, le colline, il lampo, il tuono, il suono, le tempeste e perfino i pianeti e le costellazioni. Non male questa conoscenza universale interstellare che fu insegnata a Metatron Enoch. Un pensiero mi riporta ad Abramo, che ascese al cielo e vide la terra sotto di lui, o a Enkidu dell'epopea di Gilgamesh, che si elevò sulla terra con ali d'aquila, oppure al viaggio di Ariuna nel cielo di Indra. E quando nel libro ebraico di Enoch appaiono ruote o dimore del firmamento, mi ricordo delle ruote del libro di Drian e delle città celesti del poema epico indiano Mahabharata. Ci sono moltissimi casi simili nella letteratura classica. La differenza tra me e i teologi è che io consulto testi di tutte le aree e religioni del mondo, mentre gli studiosi della tradizione giudaico-cristiana si limitano a quanto è scritto nella Bibbia e nei testi apocrifi. Nel libro di Enoch ebraico, Rabbi Ishmael elenca innumerevoli mondi differenti, pianeti, unitamente alle loro denominazioni, conosce i nomi di ciascuno dei loro capi, principi o re, e ci racconta anche di una biblioteca celeste. Prese la cassa degli scritti in cui si trovava il libro dei ricordi e la portò davanti al santo, che egli sia lodato, ruppe il sigillo della cassa, la aprì, prese i libri e li consegnò al santo, che egli sia lodato. Cieli santi! Quello che sta più in alto, principi, servi, arcangeli, ruote, pianeti, carri infuocati, legioni celesti, che il cielo ci aiuti! È mai esistito questo Enoch? Fino ad ora abbiamo visto 7 suoi diversi nomi: Enoch, Sauri, Dermes, Sidris, Metatron, Giovane e il 7° re antidiluviano. Qual è quello giusto?
Probabilmente nessuno dei modi in cui lo scriviamo o lo pronunciamo è quello giusto. L'ebraico era una lingua scritta soltanto in consonanti, non si utilizzava nessuna vocale. Per renderla più facilmente leggibile, le vocali sono indicate con un sistema di puntini, detti nikud. Una lettura fonetica di Enoch potrebbe quindi essere Inik, Onuk o Anik, e Metatron potrebbe anche diventare Mototran. Non sto tenendo in considerazione le interpretazioni cabalistiche, perché nella cabala a ogni lettera può anche essere assegnato un valore numerico. Gli esperti di ebraico stimano che i testi etiopici furono scritti tra il V e il II secolo a.C. Da qui deriva il primo problema. Dai testi stessi emerge che si tratta del racconto della storia del settimo patriarca. Il suo nome era, manteniamo il nome convenzionalmente utilizzato, Enoch. Quindi i libri furono chiamati libri di Enoch. Ora Enoch non visse tra il V e il II secolo a.C. Questo significa che il contenuto originale deve essere stato scritto molto prima del diluvio. La cosa è confermata dallo stesso autore, come potete vedere negli esempi seguenti. Paragrafo 81, verso 1. Egli mi disse: «Osserva, Enoch, queste tavolette celesti, leggi ciò che v'è scritto e ricorda ogni singolo dettaglio». E io osservai le tavolette celesti e lessi tutto ciò che vi era scritto. Paragrafo 82, verso 1. «E ora, mio figlio Matusalemme, tutte queste cose le sto raccontando e scrivendo per te. Matusalemme, figlio mio, conserva i libri che hai ricevuto dalla mano di tuo padre e consegnali alle future generazioni del mondo». Paragrafo 83, verso 2. Ebbi due visioni prima di prendere moglie, una diversa dall'altra. La prima risale a quando stavo imparando a scrivere, la seconda prima che prendessi in sposa tua madre. Paragrafo 87, verso 3. E quei tre venuti avanti mi presero per mano e mi portarono verso l'alto, lontano dalle generazioni della terra, e arrivammo in un luogo elevato e mi mostrarono una torre che si alzava di molto sopra la terra e le colline erano più in basso. Paragrafo 91, verso 1. E ora, figlio mio, Matusalemme, chiama a me tutti i tuoi fratelli e raduna tutti i figli di tua madre. Paragrafo 92, verso 1. Questi sono gli insegnamenti che Enoch scrisse. Queste citazioni mostrano che fu Enoch, indipendentemente da come si chiamasse davvero, a scrivere i versi. Enoch dimostra di essere l'autore, utilizzando la prima persona, come avesse avuto paura che, se avesse fatto diversamente, le menti del futuro sarebbero state troppo limitate per comprendere. E in effetti gli esegeti di oggi ignorano il fatto che questo documento sia scritto in prima persona. L'originale del libro, la sua essenza, viene dall'antidiluviano Enoch, altrimenti non avrebbe potuto parlare di Matusalemme come di suo figlio o aver fatto l'elenco dei suoi antenati fino ad Adamo. Dire che si tratta di una falsificazione pre-cristiana significa accusare l'autore di mentire dall'inizio alla fine. Negare che l'Enoch antidiluviano sia l'autore di questo libro non fa onore all'esegesi e significa allontanarsi dalla realtà. È un altro esempio di come i credenti siano stati manipolati. Naturalmente il libro di Enoch viene spacciato per una visione. È il metodo standard, accantonare tutto ciò che è difficile da digerire. Il fatto che Enoch affermi ripetutamente di essere totalmente sveglio viene completamente ignorato. Oltretutto Enoch dà alla sua famiglia istruzioni specifiche su cosa fare dopo la sua partenza. Non può essere stata una visione della propria morte, altra brillante idea degli esegeti, perché Enoch, dopo il suo incontro con gli angeli, torna a casa in perfetta forma. Solo alla fine della storia lascia definitivamente la sua famiglia partendo su un carro di fuoco. La verità dietro Enoch.
Enoco, Mister X, rimango con il settimo patriarca che da qui in poi chiamerò sempre Enoch, visse in un'epoca in cui non si sapeva nulla della moderna tecnologia. Quell'antico uomo non poteva sapere nulla di astronavi madre, navicelle, fanali, altoparlanti, apparecchi radio, rombi di motori e così via. Poteva solo parafrasare ciò che aveva sperimentato perché non aveva un lessico adeguato per descriverlo. Provate voi, cari lettori, a descrivere un elicottero o una radio a un uomo dell'età della pietra. Finireste per dire in continuazione che l'oggetto somiglia a o che è come questa o quella cosa. Oppure provate a spiegare una scala a chiocciola senza utilizzare le immagini. Dovrete per forza servirvi delle vostre mani. La confusione peggiora ulteriormente con ogni nuova generazione che tenta di comprendere e interpretare il testo di Enoch, che naturalmente non riesce a capire che cosa egli cerchi di descrivere. Incapaci di comprendere ciò che leggevano, i narratori seguenti si tuffarono in un mondo fantasioso di metafore orientali e così nacquero sfarzose allegorie. In seguito, quando i teologi degli ultimi 200 anni iniziarono a interpretare il testo da un punto di vista religioso, il caos raggiunse vette mai toccate prima. Semplici viaggiatori spaziali diventarono angeli e cherubini, gli ufficiali diventarono arcangeli e il comandante supremo diventò l'Altissimo, oppure peggio ancora Dio. Che pandemonio! Quando una semplice scarica elettrica si trasforma in una lingua di fuoco, il ponte di comando diventa la gloria indescrivibile. È comprensibile che da una prospettiva teologica la sedia di comando del capitano si trasforma in un potente trono e che l'incomprensibile minestrone di similitudini sia visto come un insieme di storie e visioni. Non ho mai sentito una confutazione convincente, nonostante tutte le mie discussioni con esperti del Vecchio Testamento e il fiume di letteratura teologica che ho tentato di digerire. Le mie interpretazioni del testo devono per forza essere false, dovrei guardare la cosa da un'angolazione diversa. Ma perché? Dopotutto le spiegazioni alternative si dimostrano prive di senso e alcuni punti fondamentali del testo sono riflessi in molte altre opere che non appartengono alla tradizione giudaico-cristiana. E qui, cari amici, mi fermo con la lettura, sempre, come vedete, sempre più appassionante e interessante di questo libro che piano piano ci sta avvicinando a questi grandi misteri che, quando interpretati nella maniera corretta, senza le sovrastrutture religiose, psicologiche e quant'altri, ci rivelano la pura verità sulla nostra origine e sulla nostra vera storia, sulla storia dell'umanità. Ma ora è il momento, cari amici, di passare ai nostri amatissimi messaggi metafonici, come sempre, qui ad aspettare tutti voi, straordinari, bellissimi, meravigliosi. Allora, prestiamoci ad ascoltare quest'altro gruppo di bellissimi messaggi. Vorrei farvi notare che, come state ben vedendo man mano che ci addentriamo nella lettura del libro, von Daniken già descrive quello che anche io vi porto, ovvero che questi cosiddetti angeli sono poi dei viaggiatori anche spaziali che utilizzano dei mezzi di luce per venire fino a noi. E questa non è una novità, io per questo amo leggervi questi libri, per farvi comprendere anche che questo fenomeno è sempre avvenuto nella storia umana, che questi visitatori di altre ed alte dimensioni sono sempre arrivati sulla Terra, probabilmente sono loro i nostri creatori per ordine di Dio, ma questo poi lo scopriremo andando avanti nella lettura del libro. E in questo primo messaggio che vi faccio ascoltare, loro confermano che qui in giro ne vengono tanti, che ce ne sono tanti di questi mezzi, di questi nostri fratelli superiori cosmici, e ce lo vengono a dire con la loro meravigliosa semplicità. Già qui in giro ci arriva tanti. Confermano, dice, già qui sulla Terra che vanno in giro per i vostri cieli arrivano in tanti.
E seguendo sempre il loro linguaggio anche simbolico, loro adesso ci parlano di una nave in particolare, che è poi, diciamo, la nave che molti hanno identificato con questo termine molto evocativo di Gerusalemme Celeste, la nave al comando, no? Quella più importante, quella che reca il Comandante Supremo, Nostro Signore. E allora loro ci parlano adesso, nel messaggio che vi farò ascoltare, proprio di questa nave, dicendoci che l'hanno già varata, no? Ecco qua il linguaggio simbolico, ovviamente non c'è bisogno di un varo attuale, questa nave è eterna, esisterà chissà da quanto tempo, se possiamo parlare di tempo in quelle dimensioni. Però loro ci dicono che è stata varata per dirci che il varo di questa nave è avvenuto qui sulla Terra, perché questa nave si è avvicinata alla Terra. E allora ci donano questa immagine, no? Come di un evento che sta accadendo, il varo di questa nave che è arrivato sulla Terra, e che questo deve essere un motivo di gioia per tutti noi. Infatti ci dicono: non avete già bevuto, non avete già brindato per questo evento meraviglioso che vi stiamo annunciando da tanto? Ascoltate. Se varò di lì, già hai nave, bevuto già. 天瓦楼居民加言塔诺为之无所说. Quindi dice: questa nave è già stata varata nella vostra atmosfera, nel senso che è arrivata, e quindi chiedono: non avete già brindato per questo? Non avete già fatto festa per questo evento straordinario? Ovviamente è sempre un linguaggio simbolico, ricordatevi questo quando ascoltate questi messaggi. Comunque è, diciamo, un'esortazione ad essere felici e contenti, perché ovviamente questa è una delle notizie più straordinarie che si possano ascoltare in questo momento su questa terra. Qualche volta nel corso di questi anni di registrazioni e di esperienze metafoniche è accaduto che mentre sto registrando una base con una determinata voce da una determinata stazione straniera, si introduca all'improvviso una voce diversa, con un altro accento e parlando molto chiaramente in italiano. Quindi sembra che questa voce si sovrapponga, diciamo, alle voci che sto registrando in sottofondo, alla traccia, scusate, che sto registrando in sottofondo. E questo è il caso della frase, del messaggio che vi faccio ascoltare adesso, perché ci descrive proprio, ci dà una, diciamo, un indizio su com'è questa nave che hanno appena varato. Ci descrive quanto è grande, ci descrive la magnificenza e la grandezza di questa nave con una semplice frase in un italiano perfetto che si è sovrapposto a questa registrazione. Non mi ricordo su quale stazione ero, ma certamente, ma voi lo sapete che non registro su stazioni italiane, ci mancherebbe altro. Ecco, e mi dice così. E la nostra è una piccola cittadina? La nostra è una piccola cittadina. Ovvero, questa voce ci dice che è talmente grande questa nave che è come una piccola cittadina. La nostra nave, dice questa voce, è una piccola cittadina. Ora io ho idea che invece sia molto più grande la nave ammiraglia, diciamo così, perché qualcuno parla di centinaia e centinaia di chilometri, o se non addirittura migliaia. Eh sì, è proprio così, cari amici. Però probabilmente questa voce si è inserita per dire che diciamo che la nave da cui invece quella voce ci ha parlato era grande come una piccola cittadina, e quindi magari non è riferito alla nave principale, alla Gerusalemme Celeste, ma alla nave da cui invece ci stava trasmettendo quella voce. Quindi io penso sia questa la spiegazione, perché credo che la Gerusalemme Celeste cosiddetta, io non so se realmente si chiami così, diciamo che per convenzione viene indicata in questo modo, è molto, ma molto, molto più grande di una piccola cittadina, ovviamente.
Comunque, ecco, è interessante il fenomeno che questa frase così chiara in un italiano perfetto si sia sovrapposta alla mia registrazione. Adesso ascolteremo uno di quei messaggi che ovviamente sono allegorici, contengono un'allegoria al loro interno, un simbolo che va un attimo spiegato. In questa frase ci diranno che c'è un faro, bisogna uscire. È un invito a uscire dalla nostra paura, dalla nostra ansia, dal covo in cui ci siamo rinchiusi durante questi anni di pandemia e di tutto il resto. E quindi l'invito a uscire, a guardare questa potente luce che oggi è presente nel mondo, a rendersene conto, a prenderne consapevolezza. Quindi l'invito a uscire dal proprio terrore. Ecco, dalla propria ansia, dalla propria ipocondria che sta rovinando la vita di tutti, perché l'ipocondria di pochi rovina poi la vita anche di quelli che ipocondriaci non sono e che magari vanno tranquilli in giro senza mascherina perché sanno benissimo che quell'attrezzo non serve proprio a niente. È stato dimostrato scientificamente da tanti studi ormai che sono disponibili, basta andare a leggerli, e quindi bisogna un attimino uscire, perché a un certo punto bisogna ristabilire l'equilibrio in questo mondo, no? Quindi c'è un invito a dire: adesso c'è un faro sulla terra, no? C'è questa realtà, c'è questa verità, avete questi messaggi, avete la nostra presenza, quindi dovete uscire da questa situazione di paura, di sottomissione, di angoscia, altrimenti resterete lì, resterete sulla terra. Quando la terra farà il suo passaggio, tutta questa gente non avrà la giusta predisposizione e preparazione, avrà il terrore, la bloccherà sulla vecchia terra. Ecco perché ce l'invita a uscire, e ce l'invita a uscire perché poi ci dicono: c'è Dio e che salvi lui, che ci metta un pochino anche la sua mano per risolvere questa situazione che è realmente complicata, è realmente difficile. Senza l'aiuto di Dio e di questi fratelli noi non ne usciamo, perché io vedo la gente com'è intorno a me, ma che vi volete aspettare dagli esseri umani? Senza una corda che ci tiri proprio a dire: oh, ma siete degli storditi, svegliatevi, noi non andremo da nessuna parte, perché purtroppo i media mainstream e quella dannata scatola nera hanno fatto un gran lavoro su tante menti deboli, fragili, incapaci di utilizzare la propria capacità raziocinante. E il messaggio ci dice così: c'è faro, uscire e salvi la Dio de saggia c'è. Ecco, come dire, c'è questo faro, uscite e speriamo che vi salvi Dio. Voi sapete che già c'è, è già presente sulla terra, come tante volte ci hanno ripetuto. E richiarisco ancora, come ho fatto in tantissime altre occasioni, che non è che Dio ora è presente e prima no. Dio, lo spirito di Dio, la sorgente, è sempre presente sulla terra perché è dentro ognuno di noi. Però in questo momento la sua presenza è più effettiva, è più concreta ed ha, diciamo, un altro scopo in questo momento. È più concreta, ecco, diciamo così, per intenderci. E ancora mi danno una conferma, chiamandomi Fra, lo sapete, accorciano il mio nome, una conferma per dire che ci sono le navi, sono qui, sono già qui, ce ne sono tantissime. E io in queste sere ho ripreso a rivederle, grazie al cielo, e ho una contentezza e una gioia nel cuore che neanche vi potete immaginare, perché molte, moltissime volte, non sempre, ma spesso rallentano, si fermano e emettono questa grande luce come per salutare, no? Sia me che la persona che è sempre presente con me, perché io quando posso porto con me ad osservare il cielo delle persone in modo che possano testimoniare che non sono pazza, che non sto dormendo e che non sto avendo allucinazioni come quelle che i teologi sono soliti attribuire ad Enoch, come ci ha spiegato von Daniken. E quindi ecco questa bellissima frase di conferma. Fras, sin navi, ci va lì, ci va là?
scuola. Quindi mi dicono, Fra, sì, le navi vanno lì sulla terra, vanno là, sono proprio lì, presenti. E siccome i nostri fratelli sanno benissimo che repetita iuvant, che ogni tanto bisogna ripetere i concetti, perché noi esseri umani abbiamo una memoria cattivissima e lo stiamo dimostrando, lo stanno dimostrando i vergognosi giornalisti in televisione che ogni tanto mi mandano delle cose orripilanti, mi fanno ricciare i peli proprio da quello che dicono, no? Che adesso addirittura qualcuno di loro si è messo a difendere i nazisti del battaglione d'Azov e io sono basita, sono sconvolta, è come se questa gente avesse completamente cancellato la storia e avesse solo il desiderio di riscrivere. Scriverla per i loro padroni, per quelli che li pagano ovviamente, e loro sono solo dei galoppini, non esprimono il vero giornalismo, non hanno dignità, non hanno intelligenza, non hanno il desiderio di lasciare un segno della loro cultura, della loro intelligenza e seguono ordini e quindi gli hanno detto dovete santificare, adesso dobbiamo riscrivere la storia del nazismo. Dobbiamo operare il revisionismo storico e dire che il nazismo è stato in realtà non così cattivo, dai, tutto sommato ha fatto fuori solo 6 milioni più o meno di ebrei, vabbè, ma cosa vuoi che sia, dai, insomma, cerchiamo di vedere i lati positivi. Ecco, questo gli dicono in poche parole a questi poveri disgraziati, sono dei poveri disgraziati, veramente chiamarli giornalisti è qualcosa che richiede un coraggio enorme da parte di chi li chiama così, veramente. E quindi capite, cioè noi abbiamo questa memoria molto corta e allora loro a volte ripetono questi concetti, no? Ripetono il fatto, per esempio, che questi messaggi vengono da spiriti che loro definiscono santi, che sono spiriti elevati, che stanno ovviamente dalla parte della luce e non sono messaggi, diciamo, creati dalla parte oscura per ingannarci o imbrogliarci. Ragazzi, dopo 14 anni il castello sarebbe caduto se così fosse stato, perché Gesù ci ha insegnato che le case costruite sulla sabbia non durano molto e quindi insomma sarebbe già crollato tutto. Invece no, noi continuiamo a ricevere questi messaggi sempre più belli, sempre più veri. Io ne ho dei riscontri anche in queste navi che vedo e quindi insomma io non ho mai avuto nessun motivo di dubitare, sì all'inizio forse, però poi ho subito compreso, le persone intelligenti analizzano dai fatti e dai frutti riconosciamo l'albero e quindi ci ripetono ancora una volta che questi messaggi ci vengono dati dai santi e per cui io poi vengo invitata a girarli a voi, a farli conoscere, a diciamo a diffonderli e il messaggio è questo: ti scrive i santi e girerai, e dice qui i messaggi vengono dai santi, ti scrivono i santi, gli eletti, che vi ricordo non sono i santi della chiesa che sono stati nominati da un gruppo di preti che stanno lì con i loro cappelloni, i loro documenti e scartoffie e la loro visuale totalmente umana, non sono quelli i santi sono quelli che solo Dio conosce, sono queste entità elevate e che magari qui sulla terra potevano essere persone completamente umili e sconosciute. E allora mi dicono, e allora poi girerai anche agli altri questi messaggi, cosa che puntualmente ormai da un bel po' sto facendo. E sempre in una prospettiva, diciamo tra virgolette, pedagogica, no? Che deve essere educativa di questi messaggi, di questo agire, di questo loro agire, il fatto che loro non ci svelino con totale chiarezza, no? Tutto quello che sta accadendo, che dovrà accadere, è perché appunto perseguono il desiderio che noi possiamo perseguire da soli la verità e in questo crescere, in questo evolvere, metterci alla prova. E allora per questo ci dicono che il re ci dà solo degli indizi, ma sono indizi su cui poi noi possiamo lavorare, possiamo aprire la nostra mente, possiamo mettere in moto le nostre conoscenze, il nostro sapere, il nostro carattere, le nostre idee.
E attraverso questo esercizio evolviamo, cresciamo anche spiritualmente, cresciamo in saggezza, non solo in conoscenza, perché conoscenza e saggezza sono due cose diverse, l'ho detto tante volte e lo ripeto, cresciamo in saggezza perché quella conoscenza l'acquisiamo con le nostre armi. E allora questo bel messaggio ci dice così. Già dall'indizio poggia il re. Ecco, il re vi dà l'indizio, non vi dà la soluzione bella e pronta, perché non sarebbe utile per noi. Adesso cambiando un attimo discorso, perché loro con questi messaggi ovviamente ci guidano attraverso i vari argomenti, qualche tempo fa leggevo che nello stato di New York c'è una legge, hanno cambiato la legge sull'aborto e che in qualche modo abbiano depenalizzato il reato di aborto oltre la 24esima settimana, ovvero mentre prima questa pratica oltre la 24esima settimana era definita omicidio, adesso questa parola è sparita dal codice penale dello Stato di New York. E quindi capite che si va sempre più avanti, si sposta sempre più avanti l'asticella, no? Addirittura si parlava di aborto al nono mese. Io ora questo sinceramente non so se è vero, se è falso, perché non ho approfondito l'argomento, però insomma non mi stupirebbe, perché veramente qui stiamo toccando dei vertici di satanismo allucinante. E quindi questo disprezzo della vita, questo svilimento della vita, no? Ma voi pensate all'assurdità, se noi trovassimo su Marte un piccolo batterio, no? Se noi trovassimo un piccolo germe vivo su Marte, tutto il mondo esulterebbe dicendo che c'è vita su Marte, e poi si nega a un feto, anche di pochi giorni, che è in formazione, il fatto di essere vita, di essere qualcosa di vitale. Queste sono le contraddizioni mostruose di questa terra, che per questo si trova anche in questo stato disperante, perché queste anime non riescono a nascere, non riescono a portare a termine, diciamo, la loro scelta di incarnarsi per poter fare un'esperienza, poter evolvere. Non si valuta mai da un punto di vista spirituale la gravità dell'aborto. Non è solo togliere una vita fisica, è veramente togliere all'anima che aveva scelto di incarnarsi in quella donna, in quell'utero, la possibilità di venire a fare qualunque tipo di esperienza, anche la peggiore, ma di venire a farla su questa terra. E quindi capite che poi tutte queste energie negative, basse vibrazioni, opprimono la terra, e accumulatesi per secoli e secoli questi crimini, questi orrori, e certamente ci hanno trascinato in questa situazione. Io ho detto altre volte che anche la pantomima, anche il fatto che siamo governati da questi mostri, in realtà sia anche un po' il karma generale di tutta l'umanità, che tutta l'umanità si è guadagnata. E allora, proprio tenendo presente che il Signore ci disse: io sono la vita, la verità e la via, noi adesso dobbiamo porci all'ascolto di questo messaggio che ci portano e cercare di analizzarlo nel nostro cuore, nella nostra mente, nella nostra anima, capirne il grande valore che questo messaggio ha, perché la donna ha una responsabilità enorme in questo, e il Signore ha scelto la donna perché sa che la donna è più forte e quindi poteva sostenere la responsabilità di dare la vita. E avrebbe dovuto farlo, chiaramente, senza cercare aiuto. E la società ha la colpa di non aiutare la donna in difficoltà, quando la donna si ritrova ad aspettare un bambino che non può sostenere economicamente, perché purtroppo in questo mondo i soldi decidono la vita e la morte, purtroppo, e speriamo ancora per poco. E allora il messaggio, andiamo ad ascoltarlo. È la vita, la di il Signore, operateli. Intendo di studiare, operateli.
È bellissimo questo messaggio, guardate. Loro ci ricordano che il Signore è la vita e ci invitano ad operare. E io penso che l'invito sia ad operare a favore della vita, a fare tutto il possibile per preservare sempre e comunque il grande miracolo della vita. Riflettete anche voi nel vostro cuore su questo, che è veramente una delle piaghe più grandi del nostro tempo. Milioni, milioni di uomini e donne del domani non nascono per questo problema, per questa ragione, per la superficialità, la paura, perché le donne sono abbandonate, sono lasciate sole nell'atto più importante per il futuro stesso dell'umanità. Capite? Quindi bisogna che cominciamo a fare una riflessione seria. Qui non si tratta di diritti o di non diritti, nessuno ha diritto sulla vita e sulla morte, se non la natura e Dio stesso, la sorgente da cui noi proveniamo, perché c'è un coinvolgimento anche spirituale in questo problema, che non viene mai affrontato quando i parlamenti votano le leggi. Mica pensano che ci sono delle anime nell'aldilà che hanno necessità di incarnarsi per poter evolvere, venire su questa terra e fare la loro esperienza. Questo non lo prendono in considerazione, guardano solo un lato del problema, che è il lato materiale, il lato diciamo di questo mondo. E invece no, perché il problema della vita è che la vita non nasce su questo mondo e basta, ma noi siamo esseri multidimensionali e quindi la nostra anima arriva da altri luoghi prima di incarnarsi nel ventre di una donna. E questa è la riflessione che dobbiamo fare ed è questo il mea culpa che tutta l'umanità deve fare. Questo è il problema più grave, guardate, al di là delle guerre, al di là di tutto il resto, perché questo è il problema originario, è il problema per cui tanta umanità non nasce e non viene su questa terra, anche per cercare di migliorarla. Io a volte mi domando, ma una donna che decide di abortire non pensa mai che quel bambino, quella bambina potrebbe essere un uomo importante, una donna importante che può scoprire qualcosa per salvare l'umanità, una cura importante, che un domani può essere uno scienziato che può dare un contributo enorme all'umanità? Non lo pensa questo? Ecco, è questa la speranza che viene a mancare nei nostri cuori. Ecco perché quando non si ha più la fede, tutto cade, tutto decade e tutto va verso la morte. Però vedete, dopo questa riflessione così difficile da fare, così pesante, i nostri fratelli ci portano sempre anche i loro baci. E voi lo sapete che quando io trovo dei messaggi in cui ci mandano baci, io sempre con grande gioia ve li faccio ascoltare. Occa baci, c'è Giane. Belli na giulà. Occa baci, c'è Giane. Belli na giulà. Molto semplice, no? Questo messaggio molto comprensibile, che i belli, voi lo sapete chi sono i belli, sono loro, sono i nostri fratelli celesti, e ne hanno tanti di questi baci, li mandano qua giù. Uno degli scopi che mi sono prefissa quando ho deciso di fare questi video, di diffondere questi messaggi continuamente, ormai da centinaia di puntate, no? Che faccio questo, anche prima lo facevo, anche se non nell'ambito di una serie come la serie delle gocce di luce metafonica. Uno degli scopi, dicevo, era quello di cercare di dare un segnale positivo, ma non per dare un messaggio positivo e poi vedere che questo messaggio resti fine a se stesso. Ha uno scopo diverso tutto questo, uno scopo che io credo debba individuarci nella volontà di far sì che la gente si disabitui alla negatività. Perché ovviamente noi viviamo in un mondo che continuamente ci assilla con notizie terribili, di paura, di angoscia, no? E voi state lì tranquilli, mangiate, leggete e poi sentite in sottofondo questi telegiornali che vi danno notizie orribili, vi avvelenano, avvelenano la vostra anima, il vostro pensiero, il vostro cervello. Quindi bisogna cercare
di disabituarsi alla dipendenza dalle notizie negative, perché quella è una dipendenza, sapete, quello genera nel nostro cervello qualcosa, un ormone che ci rende dipendenti dal fatto di volerne sempre di più di queste notizie negative, e più ne abbiamo e più ci abbassiamo di frequenza, più diventiamo tristi, abbattuti e senza speranza. La mia volontà era quella di fare il contrario, quella di donarvi proprio positività, quella di dirvi: guardate che le notizie che ci arrivano dal cielo non sono quelle del telegiornale, la volontà non è quella degli uomini che desiderano, dei mostri che desiderano distruggere l'umanità e questo pianeta, ma sarà il piano divino a vincere, sarà questa inimmaginabile volontà celeste che porterà la Terra in una dimensione diversa, in uno spazio diverso. E quindi la mia volontà era questa, quella di darvi sempre notizie positive, che certo non vi nascondano la gravità del momento, degli eventi che ci stanno cucendo addosso giorno dopo giorno, ma comunque di farvi capire che quello è un tentativo, è una commedia, ma che poi in realtà gli eventi fatti non sono guidati dalla volontà umana, no, c'è la mano superiore che li guida. Pensavo proprio ieri, guardate se le cose non si stanno svolgendo come noi complottisti, tra virgolette, abbiamo sempre detto. E mi dispiace dire che avevamo ragione, lo sapete. Però è così, bisogna che voi capiate che c'è un modo diverso di analizzare i fatti. Ieri o l'altro ieri si è svolta in America una conferenza molto importante dei più alti vertici dell'esercito americano, i quali hanno cominciato a dire che sì, effettivamente gli UFO esistono, hanno cominciato, diciamo, una piccola disclosure, ma perché? Loro sanno benissimo che noi lo sappiamo, che questi mezzi esistono, e sono 70 anni che si mostrano e si fanno vedere, 70 anni che loro hanno messo in atto questo feroce cover-up per nascondere tutto e per ridicolizzare i testimoni. Ieri invece sentivo questi papaveroni dire che non bisogna più ridicolizzare le persone che testimoniano di vedere gli UFO, perché gli UFO esistono, lo hanno detto loro, lo stanno dicendo loro, andate a informarvi. Però a un certo punto hanno detto che loro se ne devono interessare, devono studiare il fenomeno, perché questo fenomeno è una minaccia alla sicurezza nazionale. Ecco qua, come volevasi dimostrare, come il grande ricercatore Stephen Greer ci ha avvertiti da tanto tempo, diranno che esistono ma che sono una minaccia, per giocare l'ultima carta della paura. Allora, hanno giocato la pandemia e ora si è smontata, no? Perché tutti stanno capendo che è stata una presa in giro, e sono state le cure sbagliate, i liquidi di fogna assassini che stanno provocando tante morti e tanti effetti avversi. Quindi quella narrazione lì piano piano si sta smontando. Stamattina sentivo Galli che sembrava un Novax, diceva che non bisogna più vaccinare chi è stato malato, chi ha gli anticorpi, assolutamente non bisogna vaccinarli. E vedevo, abbiamo visto le giravolte, no? Poi ce lo diranno anche nei messaggi a seguire, che questi si stanno girando tutti, no? Perché si stanno rendendo conto che la gente si sta svegliando, e forse loro non se l'aspettavano, no? Non si aspettavano neanche che i liquidi di fogna dessero degli effetti avversi negativi a così breve termine. Vi ho già detto che loro avevano programmato gli effetti avversi a qualche anno, di modo che la gente si fosse dimenticata pure di essersi iniettata quella roba. Invece no, succede proprio magari a pochi giorni, a pochi mesi, a poche settimane, che una persona si ammali gravemente o che addirittura muoia, e questo loro non se l'aspettavano. Quindi capite, c'è questa pantomima, gli è scappata di mano, diciamo così. Poi hanno provato con la guerra, però abbiamo visto ieri i nazisti dell'Azovstal si sono arresi. Sì, ormai è chiaro che non ci possono più dire che il secondo esercito più potente del mondo sta perdendo con i quattro sderenati degli ucraini, non ce lo possono più dire, ormai la realtà è sotto gli occhi di tutti, per cui anche quella
quella carta lì ormai gli sta sfuggendo di mano, no? E poi abbiamo visto che la Russia, giocando col suo rublo, che sta diventando fortissimo, la moneta più forte del mondo, sta acquisendo un potere enorme, che le sanzioni invece di ammazzarla l'hanno rafforzata. Non sanno più che pesci prendere, capite? Sono disperati, sono proprio nel panico. Io li vorrei vedere come mosche che sbattono in una scatola, non sanno da dove uscire. L'ultima carta, come noi avevamo detto, era quella di dire che c'è questa minaccia degli UFO, che guardate un po', la Terra ha miliardi di anni, proprio adesso decidono di venire sulla Terra e di essere una minaccia per noi. Ma vi rendete conto come ci prendono per i fondelli? Ma se questi UFO, come li descrivono loro, hanno queste tecnologie come loro stesso ci stanno descrivendo, così evolute, così avanti, così straordinarie, ci avrebbero conquistato in un battito di ciglia e già da chissà quanti millenni noi non esisteremmo più. Come mai siamo ancora qui dopo tutto questo tempo e questi UFO proprio adesso? Guardate un po', proprio adesso, dopo il fallimento della loro narrativa pandemonica, dopo la vittoria della Russia sull'Ucraina, arrivano, dopo anche per nascondere i loro imbrogli mostruosi nei biolabs in Ucraina, e allora adesso ci devono distrarre, ci devono creare una nuova paura, no? L'invasore alieno che è sconosciuto totalmente, peggio del virus, e quindi ci distraggono da tutte queste cose che sono molto più serie e molto più sensate. Ma svegliatevi, insomma, cerchiamo di capire il giochino che c'è sotto tutto questo, solo così li possiamo distruggere, prevenendo le loro mosse, disobbedendo e prevenendo le loro mosse, e che sono ormai semplici, sono prevedibili, lo capite? Non riescono più a mettere su un piano che sia veramente serio e credibile, sono dei buffoni ormai, è tutto lì, tutto sotto i nostri occhi, possiamo veramente dire anche cosa faranno dopo questo, ma questo era l'ultima carta davvero, quella degli UFO, questa era l'ultima, non ne hanno più a disposizione, perché cosa si potranno inventare, che salirà Satana, il loro padrone, dal centro della Terra? Non lo so, insomma, certo loro di fantasia ne hanno tanta, ma insomma c'è un limite a tutto, c'è un limite a tutto, ed è proprio per porre un argine, no, a questa propaganda della paura, a questi ministeri della paura e della verità, che questi messaggi vogliono portarvi, anche nella mia intenzione, una nota positiva, sempre, che è la nota poi della verità, perché è l'aspetto vero della realtà. E infatti anche il messaggio che ora vi faccio ascoltare, cioè la porta a questa nota di positività, ed è un messaggio bellissimo. Ascoltate. Sarà migliore. C'è Manni. C'è laggiù a Civarrenqua. Quindi dice: sarà migliore il domani, non sarà il quadro peggiore quello che vogliono loro, no? Il gran reset che avrebbero, mostruoso, iper distopico, che questi mostri hanno progettato da secoli, non sarà quello, ma sarà il piano migliore, no? Ce lo dicono in questo messaggio, perché ci sono le loro mani, ci vengono a dare una mano, e poi ci va il Signore laggiù, no? Apporta lui i suoi ritocchi a tutto il piano. E già quindi c'è una pulizia in atto, grazie anche all'opera di questi fratelli che ispirano uomini di buona volontà. E quindi in questo mondo noi abbiamo sempre il dualismo tra bene e male, non c'è certo solo il male di questi mostri, ma c'è anche il bene di tanti, tanti, tanti uomini che silenziosamente, nei posti chiave delle istituzioni, operano per il bene e già cominciano a pulire, perché appunto c'è Dio poi che ci dona anche queste voci e dona la sua voce che risuona nella mente di questi uomini di buona volontà. Un messaggio bellissimo, ascoltate. Già pulire a voce da giudio. Dio ispira con la sua voce questi uomini di buona volontà. Tutti noi, se vogliamo, possiamo portare un piccolo tassellino, no, al piano divino.
nel posto dove ci troviamo, parlando con qualcuno, cercando di risvegliare la gente, di raccontare loro la verità. Tutti noi possiamo farlo, perché Dio ha già cominciato a pulire il mondo con la voce che ha, con la quale ispira tutti noi, tutti gli uomini di buona volontà. Adesso nel messaggio che voglio condividere con voi veniamo invitati a stare fermi, perché le vie che il Signore ci apre porterà gioia, porterà le gioie in questo mondo. A stare fermi cosa significa? Significa che dobbiamo avere fede in quello che accadrà, portando il nostro piccolo contributo, ma certamente restando fermi e saldi nella fede. Ecco, più che altro si intende questo, fermi nella fede e attivi anche nell'opera che possiamo fare, nell'opera che possiamo portare. Però ecco, questa fermezza, questa fiducia bisogna conservarla, perché anche questa genera un'onda positiva che viene a trasformare la realtà. Ascoltate. Fermi là, si gioia vi è da. Fermi là, si gioia vi è da. Ecco, quindi la spiegazione è molto semplice, restate fermi nella vostra fiducia, nella vostra affermazione e vi si apriranno le vie della gioia. E proprio per questa nostra fede, questa nostra fiducia, questo nostro lottare per la nostra dignità, questo nostro disobbedire e dire no, fra poco sarete chiamati a dirne uno grande al piano pandemico dell'OMS, che vuole prendersi tutto il potere su tutti i governi per decidere quanti lockdown, come stabilirli, no? Tipo i lockdown che sono stati posti in essere a Shanghai, loro li vogliono per tutto il mondo e sarà l'OMS a decidere, perché saranno gli stati a cedergli la sovranità per farlo. Informatevi su questo, stiamo molto attenti, questa è la fine davvero, se accetteranno questo, se anche il nostro governo, come sembra che ormai è venduto a tutto, voglia fare, accetterà questa mostruosità enorme. E quindi dobbiamo mantenere comunque alta la nostra fiducia, la nostra fede. Tutto questo non accadrà se noi tutti insieme anche dimostreremo che non lo permetteremo mai. Proprio in base a questo, questa bellissima voce viene a farci gli auguri di pace, affinché la pace, quella vera, possa discendere su questa terra così martoriata. Pace la lì già, io gli auguro già. È un augurio bellissimo di pace qua giù, finalmente. Noi lo prendiamo come una certezza, come la certezza che questa pace, con la nostra lotta, la nostra volontà, ci sarà. Non potrà essere diversa alla fine, non potrà essere il piano negativo, ce lo hanno già detto, ma sarà il piano positivo ad essere instaurato su questa terra, che presto cambierà faccia, cuore e pelle. Ed ora nel messaggio che vi faccio ascoltare rafforzano questo augurio di pace, ci vengono a dire che sì, sarà così, ci sarà veramente più pace, anche con il contributo di questi nostri fratelli celesti e di tutte le altre civiltà evolute che li stanno sostenendo, quelli che stanno dalla parte della luce, dalla parte del bene. Ed è un messaggio bellissimo, che vi dono veramente con grande gioia, affinché possa veramente donarvi questa certezza che tutti noi dobbiamo avere dentro di noi, che tutto andrà per il meglio, ma non così come era scritto sui balconi all'inizio della pandemia, andrà tutto bene, no, non in quel modo, ma secondo i piani dell'alto, dell'altissimo. È vero, più pace? Già vengono qui, si dite. Già vengono qui questi fratelli celesti sulla terra per portare più pace, per far sì che questo mondo finalmente si equilibri secondo quelli che sono i desiderata celesti.
E però questi nostri fratelli adesso ci diranno qualcosa che serve sapere, che dobbiamo tenere sempre in mente, ovvero che coloro che governano il mondo, sia i fantocci che stanno nei governi e nei parlamenti, sia quelli che stanno molto al di sopra di loro e che sono nascosti e che noi non conosciamo, sono spietati, sono persone criminali, assassini e genocide. Guardate cosa stanno facendo col liquido di fogna, hanno mica pensato a quello che avrebbero potuto fare a padri, madri di famiglia, bambini, ai vecchietti poverini, che sono obbligati a farsi pure la quarta bomba nonostante abbiano avuto il Covid e stiano lì chiusi in queste RSA che sono veramente l'anticamera dell'inferno sulla terra. Sono spietati, lo dovete tenere in mente, voi dovete capire chi è il vostro nemico, non guardate le loro facce per bene, le loro cravattine, i loro vestitini firmati. Dentro, dietro quelle facce, c'è la faccia di un demonio, c'è l'anima di un demonio, sono spietati, non hanno compassione, non hanno empatia, non hanno amore, non hanno queste emozioni, io ve l'ho spiegato in tanti video, non conoscono le emozioni più elementari dell'essere umano. La compassione, la vicinanza, anche il criminale più incallito prova un po' di pietà qualche volta, no, questi no, perché non sono umani, perché la loro anima gli è stata risucchiata via, ma veramente non è un modo di dire, lo dovete tenere ben presente, sono criminali spietati, assassini e genocidi, ascoltate. E Dara, Mira, sono spietati là. E cioè adesso questa voce vi dà la giusta mira per comprendere, no? L'obiettivo su cui vi dovete focalizzare, questi sono spietati, sono esseri disumani, non hanno nulla più di umano, sono divorati, divorati dalla loro sete di denaro e potere, basta, non hanno altro scopo che quello di voler controllare il resto dell'umanità e avere potere e controllo su quello che loro considerano il bestiame umano, ve l'ho detto tante volte. E sicuramente, vedete, noi non ce l'avremmo potuta fare da soli contro costoro, non abbiamo armi perché noi siamo persone normali, non arriviamo neanche a concepire la crudeltà e la cattiveria che questa gente ha nel proprio cuore, i loro piani malati quando si riuniscono nelle loro logge e loggettine, quello che viene fuori, il fetore di zolfo che esce da quelle riunioni, noi non riusciamo neanche a concepirlo e quando qualcuno ve lo dice poi vi sembra così incredibile che lo chiamate complottista, ma in realtà vi sta dicendo la pura verità e anche i nostri fratelli ve la stanno dicendo, per cui noi dobbiamo capire che senza il loro aiuto non saremmo riusciti. E allora loro ci vengono a dire che comunque tanti di questi ratti, come loro li definiscono tante volte, sono già usciti dalle loro fogne e che la loro casa, così la chiamano, è stata chiusa. Però dicono a noi, rimettete voi la chiave, perché siete voi che gli avete permesso di governarvi, siete voi che gli avete ceduto consenso, il vostro potere, siete voi che avete creduto a tutto quello che vi hanno raccontato e non vi siete difesi, non avete difeso i vostri figli. Stavolta la casa l'abbiamo chiusa con i sorci dentro, però rimetteteci la chiave, state bene attenti, perché tutto questo poi, in attesa che la terra cambi, può riaccadere e questi possono riuscire dalle loro fogne e magari fa scoppiare veramente qualche gli ordigni atomici per distruggere tutto, perché tanto loro così ragionano, ve l'ho detto tante volte, muoia Sansone e tutti i filistei. Ascoltate. Ne esci o casa sua si chiuse e metti la chiave. Cioè un messaggio che riascoltatelo anche più volte se non lo avete compreso, tornate indietro con il cursore del video. Loro ci dicono, loro ne sono usciti allo scoperto tanti e la loro casa, cioè il luogo in cui si riuniscono, in cui parlano, cioè la loro casa anche intesa in senso metaforico, la loro struttura è stata chiusa
Però dice adesso voi dovete metterci la chiave, dovete stare attenti. Quando li vedrete cadere come peri, finalmente uno a uno, poi fate sì che siano morti per sempre, che questo potere che rinasce in questi uomini malati di potere e di soldi non riappaia più in questo mondo. State attenti, vigilate, perché in attesa che la Terra faccia il cambio di dimensione, faccia questo suo salto quantico così chiamato, può succedere poi di tutto, perché loro potrebbero volerci impedire questo salto quantico. Sanno che non lo possono evitare, lo sanno benissimo. Vi ho detto che sono impanicati, stanno tentando di tutto, UFO, MS, di tutto. Però sanno che non ce la possono fare. E allora potrebbe essere l'unica soddisfazione per loro di dire: va bene, noi dobbiamo morire, ma ci portiamo dietro tutti gli altri, quindi dobbiamo vigilare. Questo è un momento delicato, un momento difficile, e siccome la Terra è la nostra casa, questa casa noi dobbiamo metterci la chiave, dobbiamo chiudere a questa gente una volta per sempre. Certo, però in questo messaggio che condivido ora, loro ci dicono che questi saranno estinti da loro. No, questa voce ci dice: già ci sono i miei sulla Terra, quindi è un'entità elevata che parla, e grazie alla loro presenza li estingueranno, cioè queste presenze celesti li estingueranno, estingueranno questa razza maledetta che ha costretto l'umanità per così tanto lungo tempo. E ci dicono così: ah, li estingue, sarà già qua. Sta in giù i miei di lì. Ritengo quindi che si tratti di dell'entità elevata, potrebbe essere anche il Signore, non lo so, non si presenta, però parla con l'autorità di chi può mandare i suoi qui sulla Terra, e i suoi estingueranno questa razza dannata e maledetta che veramente da soli non siamo riusciti a sconfiggere e a distruggere in tanti millenni di storia. E con l'ultimo messaggio che condivido in questo video, in questa puntata, voglio farvi comprendere che questi personaggi, la cricca elitaria, come mi piace chiamarla, sa benissimo tutto quello che deve succedere sulla Terra e quello che sta succedendo, sa benissimo da dove vengono i mezzi di luce, da chi sono occupati, conosce tutto molto, ma molto meglio di noi, conosce tutto fin nei minimi particolari e sa perfino di non avere scampo di fronte a questa forza, di fronte a questa vibrazione potente, alla forza di questa nuova luce che sta investendo la Terra, anche creata proprio da fenomeni astronomici, perché la Terra sta attraversando una zona della galassia con maggiore energia. Ho spiegato tante volte, anche basandomi sugli insegnamenti preziosissimi della dottoressa Conforto. E quindi ci dicono che questi esseri, che questi demoni sanno tutto questo, e quindi qualcuno di loro si sta girando, no? Cioè sta cambiando casacca, sta cercando di approfittare, facendo il salto della quaglia per vedere se riesce a salvarsi, no? Perché ovviamente capiscono che non c'è scampo. E quindi i più fragili, i più vigliacchi fra di loro, adesso stanno mettendosi un'altra maschera. Noi qui in Italia abbiamo tanti esempi, abbiamo Bassettino, no? Che adesso sembra il portabandiera dei no mask e no vax. Galli, ve l'ho detto, ha fatto questa dichiarazione pubblica in televisione, e tanti altri che insomma stanno cominciando a cambiare la narrativa. Ho visto la copertina di Panorama è un giornale che appartiene al mainstream, giornale storico italiano, e su questa copertina c'è un grande cuore con tante siringhe infilate dentro, e il titolo recita "Mal di vaccino", e il sottotitolo dice che ci sono tantissimi eventi avversi che vanno indagati e vanno compresi. Se non è questo un giro a 360 gradi, beh, ditemi voi che cos'è. Quindi i nostri fratelli, con quest'ultimo messaggio, vengono a ricordarci anche questo vizio umano di essere poco coerenti e di andare sempre laddove gira la bandiera e salire sempre sul carro del vincitore. I poveri uomini fanno così.
Ascoltate. E Giusanno si è girò. E ci dicono, giù, lo sanno questi qui, lo sanno, e quindi si girano, si stanno cominciando a girarsi, a cambiare casacca. È così, cari miei, siamo veramente governati da una massa di psicopatici spietati che non hanno la minima pietà, la minima compassione per il genere umano, che solo seguono gli ordini del loro padrone satanico, sperando che possano ricevere da lui un premio. E io penso che quando poi arriveranno a riceverlo quel premio, comprenderanno che in realtà sono stati fregati alla grande, ma alla grandissima proprio. Non ci sarebbe stato bisogno, lo sappiamo tutti che funziona così il mondo, però questi pensano sempre di saperne qualcuno in più, poi entrano in questi circoli in cui vengono manipolati, convinti, ricattati, no? E quindi sono costretti, volenti o nolenti, a obbedire agli ordini del loro padrone satanasso. È così. Beh, scelte loro, hanno fatto loro, pagheranno loro. Bene, cari amici, io con questo sono arrivata alla fine anche per questa puntata. Grazie a tutti, vi chiedo il like per favore, vi chiedo anche la condivisione del video, lo faccio sempre, io ci provo, poi fate voi. E chiedo a coloro che non si sono iscritti di farlo, così mi aiutate a far crescere il canale, ad avere sempre più visualizzazioni e a diffondere sempre più questo messaggio così bello e utile per tante persone. Bene, grazie ancora e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti voi. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard.